Palermo, ci troviamo con Alfonso Locascio. Ciao Alfonso. Alfonso oggi è stato nominato per l'analisi del convegno di domani, sabato 4 giugno, con inizio alle ore 15. Sai bene che facciamo il concorso caccia al vincente scuderia, quindi certo. Il cavallo che menzioni per primo, il tuo cavallo base, vale ai fini del giochino con la quota del totalizzatore associata. E ti abbiamo colto in una giornata, mi dicevi, particolarmente felice per te. Sì. Perché? Dai, raccontiamola ai nostri amici, queste belle storie di ippica piacciono. Un piccolo episodio per me piacevolissimo: è nato il finalmente atteso figlio di Narbonagette, di leggendario Love K. Quando è nato? È nato questa notte. Quindi poche ore fa, benissimo. Poche ore fa, un bel maschio. L'incrocio sembra buonissimo, studiato da un personaggio ad hoc, il signor Toneatti, che tra l'altro mi ha mandato la monta, mi ha spedito la monta, quindi ci sono tutte le prospettive e le buone speranze di fare un cavallo discreto. Tantissimi speriamo. Auguri, veramente. Narbonagette, infatti, ce la ricordiamo protagonista qua, l'ippodromo di Palermo. Infatti, una bella cavallina, semplice, trottatrice. Provo pure questa esperienza, così posso dire che nell'ippica non mi sono fatto mancare niente. Hai fatto tutto. Proprietario, allenatore, allevatore, guidatore. Bene, bene. Sperando che almeno come allevatore mi riesca un po' meglio dell'allenatore, diciamo, tra virgolette. Va bene, ma comunque in questa, veramente in questo momento delicato, queste storie fanno bene per un poco staccarci dalla depressione che ci circonda, sì, sì. Che ci circonda. Ma io speriamo, sono sempre ottimista, perché la passione mi spinge a non mollare mai, e quindi tu come se ci crediamo tutti veramente, ce la possiamo fare. Bene, bene, ok Alfonso, tanti auguri. Allora, grazie. Vediamo la tua abilità nel pronosticare, nel dare qualche consiglio ai nostri amici. Allora, iniziamo, dicevamo, con la seconda tris. La prima corsa in programma appunto domani è una corsa riservata ai gentleman, è una corsa appunto valida per la seconda tris nazionale. Sono in 12 al via, la distanza è quella del doppio chilometro. A te la parola, Alfonso. Va bene, e allora? Prima corsa. Allora, prima corsa. Io come base nominerei Odette D'Asolo, una cavalla di classe, una cavalla che ha un buon potenziale, specialmente i 2000 metri, la distanza preferita. Quindi il numero 5, Odette D'Asolo, la tua base. Sì, e poi proverei con Orione di Brazzà, guidato da Venezia. Il numero 2. Sonny Side, il numero 8. Sì, è il numero 12, Over the Overclued. È il numero 12 di Over Overclued. Perfetto, passiamo adesso alla seconda corsa. La seconda corsa lieve in pista, alla guida di cavalli anziani, distanza del miglio, in 16 al via, due rapporti di scuderia. Il primo tra il numero 4 di Ranger B e Rambo Bye Bye, numero 12, e il secondo tra il numero 11 di Rania Caparra e il numero 15 di Sante Cipriani. Benissimo. E allora, io proverei con un binomio già vincente, Conticelli Serrazzano Lung, è un cavallo che è rinato ultimamente, il numero penso 2. Che si possa ripetere. Poi per la classe non si può escludere Piro Piro Jet, che se sta al 30% dovrebbe correre benissimo con questi avversari. Quindi il numero 7. Numero 7. Poi un cavallo che a me piace parecchio, l'ho visto lavorare, è un po' strano, però un potenziale enorme, Sante Cipriani. Sante Cipriani, il numero 15. Per completare la tua terna. La terza corsa in programma è una corsa riservata ai cavalli di 4 anni, distanza del miglio, in 7 al via. Io proverei Tacos Fonte, un cavallo in buon ordine. Il numero 1. Poi il numero 2 di Tiger Griff. E il numero 5 è un cavallo sempre bicicletta, sempre piazzato, Tivadar Very Nice. Tivadar Very Nice. La quarta corsa è una corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. Sono cavalli di 4 anni in una a reclamare. Ogni cavallo a reclamare per euro 7.000, 15 al via. Benissimo, io proverei Tullio Griff pure perché l'ultima prestazione è andata sotto i 2 minuti, quindi un cavallo in questa categoria può stravincere. Il numero 5 è Tullio numero Griff. 5. Poi proverei Turandot, che è una cavallina, anche se non è in ottima forma, però con questi cavalli si potrebbe ben piazzare. Il numero 6 di Turandot.
semplice, è il numero 11 Tatu R, numero 11, la spessissimo piazzata. Aggiungiamo un altro cavallo. E per scaramanzia questa volta do il mio, il numero 1 Texas. Il tuo Texas M&M. Chissà che non portiamo bene. Speriamo. Perfetto. Più per il numero onestamente che per altro. Bene. La quinta corsa è la gara centrale della giornata, premio cinema, si preannuncia una bellissima gara sulla distanza del doppio chilometro, anziani al via in 6 soggetti. Bellissima corsa, i migliori della piazza, qua secondo me incide parecchio il numero di partenza e penso che Poggio possa facilmente andare in testa e fare una corsa di scuderia con l'Unitunze. E penso mettano in difficoltà Rocco Griff, perché se riesce a scavalcarli il Rocco in testa è un osso duro. Io proverei in la questa corsa scelta, ecco, a togliere il Rocco e proverei Poggio, il numero 2 come cavallo base, il numero 4 Lunetunes e il numero 1 Sasha Embar, che è sempre un'ottima cavalla e allo steccato può essere molto pericoloso. Per completare la terna, allora sì, mi tieni il programmino, facciamo l'estrazione. L'altra volta abbiamo fatto una pausa, abbiamo fatto una carrambata a un anziano appassionato per la premiazione. Oggi riprendiamo il nostro concorso, l'hashtag selfie Palermo Trotto. Sapete ormai tutto, comunque per chi non lo sa, il regolamento è pubblicato in home page del nostro sito www.ippodromolafavorita.it. Basta farsi un selfie all'ippodromo e verrete inseriti per partecipare all'estrazione che vi dà la possibilità di premiare il vincitore della gara centrale di ogni convegno. Alfonso, a te la scelta. Questo. Apriamo, dai, aprilo tu. Vediamo. Elio Patti, gira. Elio Patti. È l'ultimo ad inserire un selfie ed è stato pescato subito, a discapito chi è qui già da qualche mese. Benissimo, Elio, per sicurezza estraiamo un nominativo di riserva. Filippo Cordova, casomai Elio Patti non può partecipare, c'è Filippo Cordova. Benissimo, abbiamo completato anche questa incombenza. No, ci penso io, tutto live, la tengo io la scatoletta. Passiamo adesso alla sesta corsa, il sottoclou di giornata con cavalli di 3 anni al via, distanza del doppio chilometro, sono in 6. Benissimo, anche questa è una bella corsa. Io proverei per il numero 6 Usemilla, una cavalla regolare, una cavalla che anche ha affrontato categorie migliori, e poi il numero 1 Aperrivarco P e il numero 3 Under the Sun. 6-1-3 il pronostico della sesta corsa. La settima corsa sono i cavalli di 3 anni, la distanza è quella del miglio in 8 al via. In 8, allora io proverei con il numero 2 Ulisse 3B come base. Sì. Poi metterei un vero killer Gardner, il numero 7 un vero killer, e il numero 8 Ungaretti Horse. E il numero 8 di Ungaretti Horse. Ottava corsa, insolitamente il campo è un poco stringato nella seconda parte del programma, però abbiamo tante corse con cavalli numerosi nella prima parte. Quindi l'ottava corsa è una corsa riservata ai cavalli anziani, sono in 9, distanza del miglio. Benissimo, come base io metterei un cavallo che adesso sta pian pianino ritornando in ordine, Locomotion Noem. Locomotion è il numero 3. Cavallo di classe, poi metterei una cavalla che attualmente non è proprio in uno stato di forma felicissimo, però una cavalla super veloce, Salice dei Rum. Attendi il risveglio e tu dici, può essere che è la volta buona. Sì. Salice dei Rum, il numero 5. E il numero 8 Rania dei Fiori. E il numero 8 di Rania dei Fiori per completare la terna. Perfetto, Alfonso, ottima analisi, in bocca al lupo, tanti auguri per il puledrino e ci vediamo alla prossima. Ciao.